Eder. Mech. Pallister. Una tragica scoperta è stata fatta a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. I carabinieri della compagnia di Sorrento hanno trovato il cadavere di una donna non ancora identificata all'interno del bagagliaio di un'auto parcheggiata in un'area condominiale di via San Massimo. Il corpo presentava diverse ferite da arma da taglio, facendo pensare che si tratti di un femminicidio. Le indagini sono in corso per identificare la vittima e scoprire chi sia responsabile dell'omicidio. La donna è stata uccisa a coltellate in circostanze ancora da chiarire. Il corpo sanguinante della vittima non ancora identificata è stato rinvenuto nel bagagliaio di un'auto parcheggiata in un'area condominiale di via San Massimo, dopo l'intersezione con via Gennaro Maresca. Un uomo vestito di nero è stato visto aggredire e accoltellare la donna mentre stava aprendo il cofano della macchina, prima di scappare via in motorino. Secondo alcuni testimoni, la donna aveva già denunciato l'assassino per stalking. Poco fa, vicino Sorrento, è stato trovato il corpo di una donna accoltellato e credo che si tratti dell'ennesimo femminicidio. Come vedete, signori cari, ogni giorno ce n'è una. Di nuovo amici, buon proseguimento di giornata a voi tutti da Sensitivo Locchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.